L'ha vinto in una maniera strana, cioè le dinamiche che hanno poi condotto a questa vittoria sono particolari e per me ribadiscono ancora una volta quella che è l'importanza del palco. Allora, il regolamento è questo: noi chiediamo a tutti i ragazzi di mandarci un CD con due canzoni. La direzione artistica sceglie un brano che ritiene più opportuno, però durante le semifinali, che sono rigorosamente dal vivo, i cantanti arrivano, i ragazzi arrivano e fanno entrambe le canzoni. E quando è arrivato il ragazzo che sta per raggiungersi sul palco e ha fatto la seconda canzone, quella che aveva convinto di meno, e abbiamo scoperto che prendeva vita in una maniera straordinaria, quindi che diventava un'altra cosa. E questa è stata per noi una bella favola, cioè avere ancora una volta la certezza che ogni volta che si sale sul palco qui c'è qualche cosa che succede, c'è una scintilla che diventa fuoco. C'era John Hammond, che era uno dei più grandi discografici, che è stato uno dei più grandi discografici di sempre, quello che ha scoperto Bessie Smith, Billie Holiday, Bob Dylan e Springsteen, che ogni volta che trovava qualcuno di interessante, prima di metterlo sotto contratto, affittava un club a New York, un locale, e poi lo faceva salire sul palco per vedere come si muoveva, poi se era immaturo non c'era nessun problema, ma almeno si muoveva nel modo giusto. Ho fatto questo discorso per prendere tempo, perché come al solito bisogna lasciare la possibilità di creare il palco per l'artista che sta per raggiungerci, che come vi dicevo ha vinto il premio di André l'anno scorso come migliore interprete con la canzone che ci farà adesso, ed è un grande piacere avere con noi Pier Giorgio Faraglia. Sono il muro di Berlino, io
sono un silenzio freddo per la tua rabbia. Io sono un serpente fermo sotto la sabbia. Io sono un sorriso tra le lacrime. Sono quel Dio che non puoi scordare. Sotto la sabbia, io sono il sorriso tra le labbra nere.